per rendere onore a Silvio Berlusconi, il quale ha regalato a ciascuno di noi un ruolo importante all'interno del Paese, il sentimento della gratitudine, anche quando quella persona non c'è più, non deve essere mai dimenticato. Noi siamo grati a lui per quello che ci ha dato, per quello che ci permette di fare. Ora dobbiamo essere in grado di camminare con le nostre gambe, per questo ho detto che ciascuno di noi, nel momento in cui dobbiamo dimostrare che siamo indispensabili alla politica italiana e alla politica europea, dobbiamo profondere il massimo dell'impegno. Per questo motivo ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni europee fatto una scelta di attaccamento al mio partito, ma anche una scelta che deve servire a mettere sul tavolo del dibattito durante questa campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo i miei 30 anni di esperienza in tutte e tre le istituzioni europee, perché si possa parlare di cose europee e quindi per dare anche una valenza politica concreta alle nostre liste, per dire noi siamo europeisti, abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare, abbiamo già fatto e andiamo verso una direzione che è quella di un'Europa che deve cambiare, perché essere europeisti non vuol dire tutto va bene madama la Marchesa, essere europeisti vuol dire credere nel valore Europa, poi si possono cambiare tante cose. Guai se non cambiassimo, no? Non è che noi non siamo italiani perché magari una volta siamo al governo, una volta siamo in maggioranza. Siamo italiani e amiamo l'Italia perché è la nostra patria, così come l'Europa è la nostra seconda patria. L'amiamo, ma non è che tutto va bene sempre. Quindi ci sono delle cose che non vanno, che bisogna migliorare. Avete visto qui quali saranno le nostre proposte e io con la mia esperienza, purtroppo ho i capelli bianchi e non sono giovane come voi, posso dare un contributo concreto in questa campagna elettorale, dimostrazione che questo contributo è patrimonio di tutta la lista. Io ieri sera ho informato sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini che oggi avrei annunciato, in maniera riservata, che oggi avrei annunciato la mia candidatura. Me l'avete chiesto tante volte anche voi, ma era mio dovere annunciarla prima al mio partito, l'ho annunciata prima alla segreteria e poi al Consiglio nazionale, perché è una forma di rispetto nei confronti di chi mi ha eletto segretario. Se il segretario si candida è giusto che il proprio partito lo sappia prima degli altri, poi l'avete saputo in diretta, però formalmente era giusto informare il partito e non farlo in un'intervista o in una conferenza stampa.